era la mia lista desideri, finalmente l'ho comprata, la postina di Zanellato. Sono felice come una bambina. Ciao amica, benvenuta, bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, sono napoletana, compro e produco borse originali. Questo video non è sponsorizzato, ho acquistato la borsa dei miei sogni, me la sono regalata per il mio compleanno e anche perché c'erano i saldi e avevo bisogno di farmi un regalo, perché dopo tanti e tanti mesi difficili, lo sono ancora adesso, avevo bisogno di farmi una coccola. E chi mi conosce lo sa, la postina di Zanellato è nei miei sogni da tanto 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 tempo, e questo modello qui mi permette anche di parlare di un progetto di pelletteria sostenibile e tutto il resto, quindi è un mix. Ho unito lo sconto, la possibilità di comprarmela perché insomma ce l'aveva budget e tutto il resto, e finalmente l'ho realizzato. Ho già fatto una recensione di Zanellato, ti faccio vedere la borsa. Acquistai questo zainetto che fa parte insomma di appunto degli zainetti delle linee di Zanellato, e l'ho stra usato, tant'è vero che poi questo zainetto è legato anche a un ricordo molto importante, che è stato il viaggio in Australia, l'ultimo che ho fatto 3 anni fa. Poi c'è stata la pandemia, poi mio fratello adesso c'ha tutta un'altra serie di problemi, chi mi segue li sa, un po' come mia figlia, quindi insomma c'è tutto anche un background dietro a questa borsa importante, perché siamo stati con lei in Australia l'ultima volta, ed è una borsa che ho strausato, perché nonostante, vatti a vedere la recensione, anche il test di utilizzo, ecco, di queste dimensioni ci va l'impossibile. Poi il pellame si mantiene, cioè, non aspettavo. Poi si piega, cioè è facile da riporre in borsa, una borsa stupenda. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, siamo qui perché dobbiamo guardare la borsa dei miei sogni finalmente nelle mie mani. Qualcuno di voi ce l'ha? Questa borsa è super super copiata, è super copiata per tante cose, perché la mitica postina di Zanellato, devi sapere che è una storia fantastica, ed è praticamente insomma è stata creata in merito al film Il Postino, e quindi è stata rivisitata questa borsa e è stata creata proprio ad hoc per renderla una borsa fashion, quindi una borsa da lavoro utilizzata dai postini come borsa fashion. E il mio modello è questo qui. Io non ci credo ancora, cioè quando mi è arrivata, io, cioè, proprio una bella sensazione, quando tu desideri proprio qualcosa, io la desidero da tanti anni, ed è il motivo per cui io mi oppongo alla contraffazione, perché dico, se una cosa non me la posso permettere, non me la compro falsa, aspetto il momento in cui posso permettermela e nel frattempo compro delle alternative. Se voi vedete, ci sono tanti brand che hanno copiato che cosa di Zanellato, in particolare il modello, che è un modello classico, che però Zanellato ha registrato, ha avuto tantissimi problemi a livello di copyright e tutto il resto, fa delle battaglie terrificanti dal punto di vista proprio della contraffazione del prodotto. E le cose più copiate di Zanellato quali sono? Questa, la chiusura, sono anche una delle cose, dei dettagli che servono maggiormente a riconoscere una borsa falsa da un originale Zanellato, proprio la chiusura. Questo tipo ha due entrate, mettiamola così, quindi che può essere posizionato in un modo oppure in un altro, ma la postina si caratterizza anche per altre cose. La maniglia, il manico fatto in questo modo, quindi ripiegato su se stesso, la pelle lasciata nuda, e quindi dista, almeno per questo modello che ho comprato io, che è un modello postina taglia M, quindi la taglia media, quella là è un altro mio sogno, vabbè, ma pure la piccolina, perché poi c'hanno delle caratteristiche, vabbè, sono una malata mentale, non ci posso fare niente. E questa è la linea pura petalo. Voglio spendere due parole in merito a questa cosa. Vabbè, leggiamoci un attimo il cartellino. C'è scritto: questo prodotto è tutelato da un'identità digitale, in qualsiasi momento è possibile verificare l'autenticità del prodotto inserendo il codice impresso a caldo sull'etichetta cucita all'interno della borsa sul nostro sito. Quindi si va sul sito, io l'ho comprata proprio dal sito originale. Una delle cose che consiglio, e capisco che è sempre difficile, ma in generale
non sono contro i multibrand, ma se dovete comprare da un multibrand dovete comprare da qualcuno di cui vi fidate, altrimenti comprate dai siti originali, ok? Ispirato al timbro filatelico dedicato a Zanellato e celebrato alle Poste Italiane il 21 giugno del 2011, la presenza di questo gioiello accerta l'autenticità del prodotto made in Italy della Maison Zanellato. Fantastico. È un brand storico, ragazzi, c'è anche un articolo sul blog, andatevelo a leggere, insomma ve lo linko. Fantastico. Io la guardo, me la accarezzo perché mi piace, mi sento il profumo. Questo progetto, dicevo, ritorniamo con i piedi per terra, se no mi distraggo, Ornella, non ti devi distrarre. Il progetto Petalo, che cos'è? È, oltretutto questo tipo di pelle, non è tanto per il progetto Petalo, ma il tipo di pelle, te lo voglio andare a descrivere un attimo. Pura Petalo Luxetic è un concetto dove praticamente la pelle è conciata quasi a zero metalli. La pelle poi, oltretutto, questa pelle di toro, perché insomma bella resistente, viene conciata e mantiene un aspetto quasi naturale, conserva questo profumo di Marsiglia e tende a mantenere l'aspetto nel tempo, ed è un tipo di pellame che vediamo già nelle collezioni del 2015, quindi Zanellato lo porta ed è stato il tipo di pellame di concia che ha avuto la prima certificazione riconosciuta a livello mondiale per questo tipo di caratteristiche, quindi fantastico, trovate tutto sul sito e questo la dice lunga su quello che dico sempre, che alla base dei soldi che uno paga a un brand c'è tanta ricerca e tanto sviluppo, cioè i soldi non vanno soltanto nei ricavi o comunque nei profitti, che è una cosa giustissima perché si fa attività per questo, ma si fa anche attività per poter reinvestire e crescere sempre di più. La borsa io l'ho pagata 540 euro rispetto ai 778 che costava in origine, quindi ho approfittato di questo sconto e sono contentissima. Andiamo a guardarci la borsa all'interno. La caratteristica è questo fiore, appunto, che riprende la questione del petalo, la doppia chiusura. In questo caso guardiamo la classica chiusura Zanellato, che normalmente la vediamo in colore della galvanica. In questo caso è ancora più particolare perché è rivestita col pellame e faccio vedere, è anche tinta, quindi è fantastica questa cosa qui, un dettaglio sul dettaglio, anche perché che cosa succede? Quando tu vieni copiato tantissimo, e questa borsa, ragazzi miei, cioè l'hanno copiata, questo tipo di chiusura, questo sistema l'ha copiata chiunque, capisco prendere spunto, però almeno reinventare un pochino pure la chiusura, vabbè, tutto tolto questo, zero fantasia. Andiamo a guardarla internamente. All'interno che cosa troviamo? La borsa sotto è sfoderata di questo colore testa di moro fantastico, c'è la tracolla e voglio far vedere una cosa, un dettaglio importantissimo, le cuciture dritte. Allora, voi quando comprate una tracolla, cioè quando comprate una borsa, e le borse hanno questo tipo di sistema, quindi vengono praticamente cucite, la tracolla formalmente verrebbe cucita d'un pezzo, vabbè? La differenza, il dettaglio dove sta? Perché esiste una cucitura buona e una, insomma, non buona, non è che non buona, è quella là di sopra e quella là di sotto. Quella là di sopra è quella che si vede e diciamo che è la cucitura buona. Ora, la differenza di manifattura la fa che l'artigiano, che cosa succede? La cucitura buona ti spezza la cucitura e fa in modo che venga fuori di questo pezzettino la cucitura buona e non quella posteriore. Quindi che cosa andrai a vedere qui? Uguale a qui. Cosa che invece spesso che cosa viene fatto? Che per velocizzare la lavorazione, perché ovviamente per fare questo tipo di lavorazione tu devi fermare la cucitura, prendere e cucire tutto il contrario, perché questa cucitura qui, faccio vedere, questo è il sotto, ok? Quindi in questo caso qui la cucitura buona è questa qui che si vede all'esterno ed è stata studiata proprio in modo che è stato fermato la cucitura qui e ripresa la parte finale per farla uguale all'altro lato. Spiego. Ci vuole più tempo per fare questa cosa. Un conto è metto sotto la macchina per cucire e cucio pure bene tutta la cosa, e un conto è mi fermo, faccio la cucitura del verso opposto e faccio in modo che quella che si vede è uniforme a
quella là più grande, ok? Quindi sono piccoli dettagli di lavorazione. Mi fa impazzire la galvanica satinata che hanno gli accessori. Guardate qua, questo qua è galvanico ovviamente, il colore. Quindi andiamo a svuotare la borsa. Lo so, troppa enfasi, ma mi sono innamorata, che devo fare? E quando tu ami qualcosa, ci puoi fare. Però sarò critica lo stesso se trovo qualcosa che non va, ammesso che ce l'abbia. All'interno allora troviamo il numero seriale della borsa, quindi andate a vedere sul sito di Zanellato se mi hanno dato la borsa originale. Timbrato ovviamente il logo e il Made in Italy, 100%. Anche l'etichetta bella in vista, bianca, così uno ce l'ha bella stampata in fronte con le cuciture fatte bene. Poi abbiamo la borsa che si divide in due scomparti, uno posteriore e uno anteriore. In testa appunto c'è questa fodera testa di moro, in questo fantastico materiale interno, in colore testo di moro. In testa ci troviamo appunto la pelle, perché va a riprendere la battita, che è questo pezzo di pelle qua che troviamo sul frontale, che va nell'altro scomparto. Dappertutto non c'è tintura. All'interno, nella parte posteriore, troviamo appunto una lampo con un tiralampo di pelle, dove ci sono due gancette a cui possiamo magari mettere delle chiavi o appendere delle cose o lasciarli così, molto curato. C'è un taschino, all'interno del taschino lavorati solo con i migliori materiali, vabbè, c'è insomma di come si fa manutenzione. E lo scomparto poi da questo lato qui è vuoto, la tasca si può estrarre anche ed è così, e c'è anche un gancetto per attaccare appunto le chiavi di casa, che sono quelle che perdiamo sempre. Nella parte anteriore invece troviamo questo taschino aperto, dove è possibile magari mettere il cellulare o delle altre cose, ed è completamente vuoto e quindi c'è tantissimo spazio. Vado a mettere un attimo la tracolla per intero, la montiamo. E quindi mettiamo sul lato superiore quello che si vede, il lato della cucitura buono, ok? Ah, volevo vedere anche nei buchetti, perché ormai ovviamente qui non c'è tintura, perché è in linea con il concetto della borsa in toto, quindi si fa vedere la pelle, si fanno vedere gli spessori, e quindi è un concetto fantastico di lavorazione. Quindi la borsa montata con la tracolla vuota. Nella parte sottostante troviamo 5 piedini che servono appunto per appoggiare la borsa, che riprendono poi la galvanica dei dettagli, sia della chiusura che appunto dei piolini della vengono i termini ultimamente delle chiusure, quindi fantastico, fantastico. E nei laterali, un altro dettaglio, perché ho visto che questa è una cosa che caratterizza tutte le borse, anche quelli che sono gli appoggi laterali, e che sono, questa è anche una caratteristica particolare della borsa, che sono tutti questi pezzetti qui che rappresentano e caratterizzano ogni borsa, ogni anche colore e tutto il resto. Vengono fatte delle scelte stilistiche e vengono riportate in ogni dettaglio. Quindi che cosa fa un brand per potersi, come dire, difendere dalla contraffazione? Aggiunge dettagli. Quindi tu una borsa Zanellato la riconosci perché è stracurata, e quando paghi il prezzo che paghi stai pagando anche la ricerca di tutti questi dettagli. Altra cosa che mi piace tantissimo sono queste magline in testa, fatte a mano a tutti i quattro lati, che si trovano qua, qua, qua e qua. Nella parte posteriore poi, quando apriamo, troviamo anche postina the bag, fantastico, sono innamorata, non ci posso fare niente, innamorata, ho realizzato il mio desiderio. Ovviamente userò la borsa e ti farò un test di utilizzo, non so se me la toglierò mai più questa borsa, vabbè, togliamo così. Prometto che poi la userò anche altre borse per testarle, sicuramente la testerò. Ovviamente, insomma, al momento che sto registrando c'è ancora presente, ma questa recensione andrà fra una ventina di giorni, quindi è
probabile che non ci siano più questi sconti, però fatemi sapere se avete acquistato anche voi delle borse che desideravate, insomma anche una Zanellato, se ne avete più di una, perché qualcuno di voi ce ne ha più di una. Io insomma vi adoro, commentate qua sotto e ovviamente iscriviti al canale, clicca sulla campanella per restare sempre aggiornato su tutti quelli che sono i contenuti. Io aspetto un tuo commento, un mi piace, insomma sono entusiasta, sono contenta di aver realizzato questo mio piccolo desiderio e soprattutto Zanellato mi permette di ricordare sempre: compra borse originali, non ce lo dimentichiamo, siamo padroni del nostro portafoglio e con quello decidiamo le sorti di tante aziende. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.